Radio Station, Radio Bruno. Medusa su Radio Bruno con Paradise. Vediamo se ce l'abbiamo collegato con noi. Biggie, ci sei? Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ciao. Biggie del Budabash, benvenuto. Dopo mille peripezie, ce l'abbiamo fatta. Biggie, abbiamo scoperto cosa ti regaliamo quest'anno a Natale, un telefonino nuovo, va bene? No, ragazzi, il mio telefonino non è nuovo, è il padrone che non lo sa usare. Ho capito. Allora facciamo un corso accelerato per Zoom e queste cose, va bene così? Ringrazio, sì, ringrazio ragazzi. La tecnologia aiuta, però a volte ci mette anche i bastoni tra le ruote. In difficoltà. Però il vecchio caro telefono, questo invece non ci abbandona mai. Benvenuto Biggie dei Budabash. Grazie ragazzi, grazie, bentrovati. Oh, Don't Worry, best of dal 2005 al 2020, 15 anni di carriera, 22 canzoni, ci sono anche 3 inediti, è uscito proprio pochi giorni fa. Prima raccolta ufficiale dei Budabash. Assolutamente sì ragazzi, 15 anni di carriera, 15 anni a dire il vero dalla prima produzione dei Budabash, perché i Budabash sono insieme dal 2000, quindi stiamo parlando di una ventina d'anni. Abbiamo deciso di fare questo piccolo regalo ai nostri fan, a chi ci segue da veramente da tanti anni, quindi questa raccolta con tutti i pezzi più richiesti, ecco, nel corso degli anni passati da parte della nostra fanbase, i pezzi al quale un po' tutti sono affezionati, in più ci sono anche degli inediti, ovviamente il primo inedito dell'album e poi il singolo che l'ha anticipato, che è appunto Don't Worry, ed è anche a parere nostro un'occasione importante per conoscere di più dei Budabash se ci segui magari da quelli che sono da quelli che tutti chiamano i tormentoni dell'estate, ecco, magari uno si è chiesto che hanno fatto i Budabash prima, perché io li conosco solamente da Non ti dico no, magari da Mambo Salentino. I Budabash, quello che hanno fatto prima, lo trovate appunto nel nostro best of, quindi 15 anni di musica fatta col cuore e fatta tutti insieme. Hai fatto bene a precisarlo, perché è un bel modo, anche se secondo noi, per scoprire un po' che non siete soltanto degli hitmaker e dei creatori di tormentoni, perché nei vostri testi c'è anche molto di più di quello che il grande pubblico ama canticchiare. C'è una canzone del passato che ritenete sottovalutata e sperate che magari si attivi al cuore di chi acquisterà questo disco? Ma guarda, ti dico, allora... abbiamo dovuto addirittura lasciare fuori tante altre chicche che invece avremmo voluto inserire, e quindi la risposta è che c'è effettivamente un brano che secondo noi avrebbe dovuto avere più rilevanza, che non è contenuto però in queste tracce del best of, ma che è un brano al quale noi siamo veramente legati. Si chiama Survivor, ed è un brano che i nostri fan più accaniti conoscono, un brano con un grande messaggio, un messaggio molto profondo ed importante, che parla di tutti quelli che sono stati i sacrifici che hanno fatto in Budabash per arrivare al punto in cui sono arrivati, ed è un brano tra l'altro con il quale spesse volte noi abbiamo deciso di concludere i nostri live, perché è veramente uno dei brani più significativi dei Budabash. Si chiama Survivor. E forse sì, avrebbe meritato un po' più di attenzione, ma dall'altro canto ti dico che non è un brano dal facile ascolto, quindi non è un brano che risponde a quelli che sono i canoni classici del tormentone, quindi è un brano che sicuramente deve carburare un po' di più, perché non è così immediato quando lo ascolti. Beh, magari lo troveremo nella seconda raccolta di grandi successi dei Budabash. Assolutamente sì, assolutamente sì. Speriamo di fare così tanti pezzi da pubblicare poi presto un'altra raccolta. Oh, intanto 15 anni sono passati tra gioie e anche sacrifici. Qualche momento particolarmente importante che fa parte di questi 15 anni. Uno di grande gioia e uno invece, vorremmo sapere, particolarmente difficile per voi? Beh, di grande gioia sicuramente Sanremo. Riuscire a salire nei big con il nostro pezzo sul palco più importante della musica italiana è stata veramente la più grande soddisfazione di tutti questi anni insieme, perché siamo cresciuti guardando Sanremo, pensavamo di non arrivarci mai nella vita, sai, è una di quelle cose che tu vedi un po' irrealizzabili, poi ci arrivi, quindi guardando indietro ti dico che è stato veramente il momento più bello, forse più realizzante di questi 15 anni. Il momento più brutto sicuramente quando in occasione della prima uscita del
del nostro primo disco, quindi l'album di debutto dei Bundabash, stiamo parlando del 2007, noi subimmo un furto nel nostro studio, dove tra le altre cose che ci vennero rubate, ci venne rubato pure l'hard disk, il computer con tutti i brani dentro, e quindi il disco era pronto per l'uscita. Quello è stato un momento molto duro, perché eravamo molto giovani e quindi le forze non erano le stesse che abbiamo adesso, e abbiamo dovuto veramente tenere duro e fare ancora più sacrifici per riregistrare tutto il disco e ricomprare tutta la strumentazione, però alla fine i sacrifici hanno pagato e eccoci qua, insomma. Senti, so che ogni anno voi andate a trovare i bimbi, se non vado errato, dell'ospedale pediatrico Perrino di Lecce. Quest'anno immagino che non sia possibile. Cosa vi mancherà in particolare di questo, che secondo me è un momento molto bello e molto importante? Beh, purtroppo sì, non sarà possibile. È un appuntamento fisso per noi, ogni anno andiamo a trovare questi bambini che ci fanno stare bene quando li vediamo, perché ogni volta che li andiamo a trovare ci rendiamo conto di tante cose stupide che ci fanno preoccupare, quando invece poi ci sono veramente persone così giovani che si ritrovano in delle situazioni veramente difficili e non perdono mai il sorriso. Noi bambini, ogni volta che siamo stati lì con loro, sorridevano sempre, erano sempre felici, eppure la situazione, diciamo, non era delle migliori. Ci manca soprattutto quest'anno il fatto di non poter essere andati a trovarli in occasione proprio dell'uscita di Don't Worry, che è un pezzo che parla proprio di speranza, dove abbiamo voluto i bambini fortemente dentro. Ed è un pezzo che noi abbiamo scritto per dare speranza proprio alle persone, e avremmo voluto portare un po' di speranza in particolar modo quest'anno a questi bambini. Ma purtroppo, insomma, l'avete portata lo stesso, perché avete portato loro queste canzoni bellissime, soprattutto Don't Worry, che ci ha veramente conquistati al primo ascolto. Beh, questa è una grande cosa, ti dico, uno dei più grandi, dei più bei complimenti che ci stanno facendo è proprio questo, cioè grazie, perché ci avete regalato un po' di spensieratezza ora che ne abbiamo bisogno. Questo è veramente una cosa bella. La vostra karaoke, Biggie, è la canzone simbolo dell'estate. 4 dischi di platino, videoclip decretato proprio pochi giorni fa, il videoclip italiano più cliccato dell'anno. E se avete spazio per un altro premio, voi avete vinto anche la più bella dell'estate, a insindacabile decisione e giudizio degli ascoltatori di Radio Bruno. Non siamo in videochiamata, ragazzi, in questo momento, però sappi che io qui con me ho il premio. Che bomba, ragazzi, che bomba, grazie mille, grazie veramente. Quest'anno, al di là, insomma, di quello che è successo, è stato comunque un anno bello, molto bello per noi, e ringraziamo ovviamente tutte le persone che hanno spinto così tanto karaoke, tanto da farlo diventare una vera e propria hit, no? Stesse volte ci chiedono qual è la ricetta per fare le hit. Ragazzi, la ricetta è questa, cioè le persone che amano il pezzo lo spingono, lo pompano, lo diffondono, lo streamano e lo portano poi così in alto, come è successo con Karaoke. Quindi grazie. Senti, Nora, noi questo premio lo teniamo ancora qui, lo mettiamo sotto il nostro albero di Natale, perché l'avevamo preparato per voi, però non potete essere qui, ma appena... Però lo dobbiamo ritirare presto. Esatto, appena potete, vi vogliamo qui con noi e finalmente ve lo potremo consegnare, d'accordo? Ok, assolutamente sì, grazie ragazzi. Salutaci, grazie. Tutti ragazzi, intanto vi auguriamo ovviamente di passare un buon Natale. Don't Worry l'abbiamo sentita prima, quando tu non eri ancora collegato con noi, e chiudiamo adesso con Karaoke, appunto la canzone di cui abbiamo appena parlato, Bundabash e Alessandra Moroso. Ciao Biggie! Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao! Ciao a te, ciao!